Ciao da Avsin! Quindi Ralf Rangnick sarà effettivamente il nuovo allenatore del Milan dalla prossima stagione. In realtà non soltanto allenatore, ma anche direttore sportivo e pare anche direttore dell'area medica. Spero non gli facciano fare altro perché sarebbe veramente troppo. Insomma, il Milan nelle mani di Rangnick, che è un uomo Red Bull di fatto, perché lavora da anni per società della Red Bull come il Lipsia e adesso in questo momento da luglio è presso il New York Red Bull in MLS e anche un'altra squadra in Brasile a fare sostanzialmente il responsabile scouting, e nella sua esperienza da allenatore è stato anche altre volte in contemporanea direttore sportivo e talvolta ha lasciato la panchina per dedicarsi solo al ruolo tecnico, appunto di direzione. Lo ha fatto nelle sue precedenti esperienze, a partire dalle giovanili dello Stoccarda fino a passare per l'Hannover, soprattutto l'Hoffenheim, che è stata la società dove ha allenato di più a livello di partite, a livello di panchine. Poi è passato attraverso lo Schalke, infine Salisburgo, Lipsia e appunto la situazione attuale che lo vede comunque alle dipendenze, tra virgolette, della Red Bull. È un allenatore di grande concettualità, cioè un allenatore che ha le sue idee molto chiare, in alcuni casi rivoluzionarie. E infatti tra le sue caratteristiche di base per il lavoro che va a svolgere c'è il capitale, cioè i soldi, money, ma che lui in effetti non utilizza, non va ad investire soltanto sul mercato per l'acquisto di giocatori che possono essere funzionali o che possono essere i classici colpi di mercato, ma anche, come ci fa sapere Gianluca Di Marzio in un articolo in realtà di marzo, quindi di qualche mese fa, e perché vi parlo dei mesi e delle tempistiche? Perché ci dobbiamo arrivare dopo a questo, che è un altro aspetto molto importante della notizia Rangnick al Milan. È uno che investe, quindi, dicevo, Rangnick anche sulla tecnologia soprattutto, e quindi si vedrà probabilmente questo anche nel nuovo Milan, questo che rende inevitabile la riorganizzazione a livello societario, cioè non si poteva far convivere Rangnick con Maldini direttore tecnico o addirittura andando a ritroso con Boban, che però se n'è andato, diciamo, per fatti suoi, per altre motivazioni, forse a prescindere anche da Rangnick, e per altre diciamo difficoltà e incomprensioni, con Ivan Gazidis, amministratore delegato, che ha lavorato appunto per prendere Rangnick, che avrà quindi questo doppio ruolo molto ingombrante ma molto importante. E credo che siamo alla primissima esperienza di questo tipo nel calcio italiano, molto interessante, veramente, che ci lascia curiosità, ci suscita curiosità, e vedremo che tipo di Milan vedremo, ma che rivoluzione eventualmente riuscirà ad attuare Ralf Rangnick in Serie A. Lui che ha i suoi 60 anni, 29 giugno 58, anche di più, ed è sicuramente un tipo anche un po', volendo potrebbe sembrare anche antipatico, cioè è uno che sa talmente il fatto suo da sembrare quasi un professore in quello che fa, però questo può essere visto anche come un assoluto pregio, come un qualcosa che a livello contenutistico, a livello di qualità, può portare tanto alle squadre dove lui va a lavorare e anche al movimento calcistico in cui si va a collocare. Questo però porterà ad una, chiaramente, una rivoluzione interna del Milan, che in realtà era già in corso, e tutto sommato questa notizia, appunto, ribadisco con le tempistiche, da parte di Gianluca Di Marzio e Sky Sport lunedì 6 luglio alla vigilia di Milan-Juventus, non è una notizia, cioè è una conferma di qualcosa che si sa praticamente da 3 mesi. E si sa anche che evidentemente con l'arrivo di Rangnick ci sarà l'addio, anzi forse la cacciata sotto certi aspetti, di Paolo Maldini. Paolo Maldini è attualmente direttore tecnico del Milan da giugno del 2019, quindi da un anno, e in effetti io credo che Paolo Maldini sia ingiudicabile quello che ha fatto. Difficile, veramente difficile giudicare l'operato, le attività, le scelte di un direttore, di un dirigente in un anno solare, in un progetto nuovo. Cioè, si fosse Maldini inserito in un progetto già consolidato, quindi che aveva già le sue caratteristiche, il suo funzionamento, e non fosse riuscito ad integrarsi o a lavorare bene, avremmo potuto probabilmente esprimere un giudizio negativo nei confronti dell'operato di Paolo Maldini. Ma se tu entri in un progetto che viene rinnovato con te e non hai il tempo di ambientarti, che già te ne vai,
è onestamente un po' difficile. Poi, tra l'altro, un anno solare con 3 mesi di stop, vedete un po' voi, è un po' difficile, quantomeno avventato, secondo me, bocciare Paolo Maldini come direttore tecnico del Milan. Ha fatto i suoi errori, ha fatto le sue cose positive, giudizio sospeso e rinviato ad un'eventuale nuova esperienza, perché dal Milan probabilmente se ne andrà. Gli è stato offerto, sembrerebbe, un ruolo di ambasciatore, che lui aveva già detto non ricoprirò mai, aveva già rifiutato anche presso la FIGC. Maldini è un uomo di campo, anche lui è un uomo a suo modo antipatico, però è uno che sa il fatto suo e che secondo me ha una elevatissima dignità e lo ha dimostrato anche da calciatore. Non è mai stato un uomo copertina, non è mai stato un uomo, diciamo un calciatore in qualche modo, che ha voluto essere simbolico, è sempre stato se stesso, in maniera molto anche schietta, in maniera anche divisiva, e lo ha fatto anche dopo, per cui lui voleva essere, ha accettato di essere il direttore tecnico del Milan e quello voleva fare. Adesso questa rivoluzione nei ruoli, senza passare magari per la sua determinazione, per la sua scelta, è anche in certo modo offensivo. Come ritengo offensiva l'offerta fatta dal Milan a Maldini per appunto questo ruolo d'ambasciatore, che in realtà è un po' come lavarsi la faccia, dire noi non ti stiamo cacciando, ti stiamo offrendo un'altra possibilità, un'altra posizione. Poi se tu rifiuti ti assumi tu la responsabilità. Sappiamo che in questi ambiti le cose vanno proprio così e quindi non dobbiamo scandalizzarci. Sostanzialmente alla base c'è una decisione di un cambio di rotta radicale da parte del Milan, l'ennesimo tra l'altro. Ma io, da tifoso della Juventus, spero fortemente che con Ragnik il Milan possa finalmente imboccare una strada solida, lineare, che possa portarlo ad una nuova progettualità consolidata senza ulteriori discontinuità. Perché quest'anno il Milan ha cambiato due allenatori e mentre deve ancora giocarsi i risultati di questa stagione, in particolare l'accesso all'Europa, e doveva ancora giocarsi la Coppa Italia, perché sono cose, dicevo, che si sanno da prima, ha già l'allenatore attuale defenestrato, cioè che sa che alla fine non sarà confermato a prescindere dai risultati. Cioè, ipoteticamente, dovesse il Milan conquistare l'accesso alla Champions League, la matematica ancora lo consente, sebbene sia altamente improbabile, Pioli sarebbe mandato via lo stesso, ci rendiamo conto? E questo forse è anche un giudizio negativo che sì, in questo caso possiamo forse rivolgere alla dirigenza. L'unica cosa in conclusione che possiamo dire a Maldini è, diciamo, nella sua gestione sono stati presi Salemakers, 7 milioni, Leao, 23 milioni, Theo Hernandez, 20 milioni, Bennacer, 16, Duarte, 10 e credo anche Castillejo nel periodo di sua attività per 21 milioni. Quindi tutto sommato i giocatori buoni, validi, sono anche stati presi. Ma dobbiamo parlare appunto delle tempistiche e non le tempistiche di scelta, di esonero, tra virgolette, diciamo di interruzione dell'esperienza con Stefano Pioli, perché quello poteva essere a prescindere. Le tempistiche di notizia e di conoscenza, di comunicazione della scelta di Ralf Rangnick in ambiente Milan e in ambiente giornalistico. Cioè dobbiamo parlare di Gianluca Di Marzio. Dobbiamo parlare di Gianluca Di Marzio perché la notizia che appunto è stata data ieri, 6 luglio, alla vigilia di Milan-Juventus, è stata presa male, malissimo, dai milanisti, dai tifosi del Milan, soprattutto su Twitter. Voglio parlarne perché è una vecchia storia che a un certo punto deve anche finire in un certo senso. Finire che cosa? Finire questa indignazione, questi attacchi e questa anche violenza verbale, questa aggressività che si riversa sui social, in parte su Twitter, ma ancora di più, e per un altro discorso che non riguarda Di Marzio, non riguarda il Milan né i milanisti, su Instagram, che è veramente un social estremamente, estremamente inquinato da cyberbullismo, da bulli da quattro soldi, da ignoranti che insultano così a prescindere, senza veramente sapere le cose. E ne facciamo esperienza purtroppo tutti, perché ci basta seguire pagine molto seguite di notizie, parlo di calcio in particolare, quindi nell'ambito del calcio, per leggere talvolta i commenti che ci sono sotto e viene veramente da rabbrividire per lo schifo. E schifo io voglio dire anche in questo caso, ma non ce l'ho con i tifosi del Milan, ce l'ho con quei quattro, tra virgolette, cioè quei pochi, perché mi auguro che siano pochi, che non sono stati in grado di connettere le cose. Cioè l'accusa a Di Marzio sarebbe questa, e a Di Marzio insieme anche a Sky, di essere pro-Juve perché hanno fatto uscire la notizia di Rangnick sostanzialmente ufficiale, cioè definitiva come scelta al Milan della prossima stagione, il giorno prima di Milan-Juve, per destabilizzare l'ambiente. Ora, pensare che il giornalista di mercato sia in grado di influire sulla reale portata delle trattative, cioè che abbia voce in capitolo sulla realizzazione degli affari,
È veramente ridicolo, cioè è qualcosa di incommentabile. Non riesco ad esprimere un giudizio su una cosa del genere, su come si possa pensare una roba simile. Non solo, ma destabilizzare esattamente quale ambiente. Cioè, la società Milan ha scelto Ragnik in maniera definitiva, sa di aver scelto Ragnik in maniera definitiva, non è che aspetta di saperlo da Di Marzio. Quindi l'ambiente eventualmente è già destabilizzato. Cioè, se Pioli si sente alla porta, si sente già da prima che lo dica Di Marzio, non è che Pioli aspetta che Di Marzio gli faccia sapere se viene esonerato o confermato per la prossima stagione. Lo sa da prima, ma si sa da marzo. Che Ragnik andrà al Milan, si sa da marzo. Quindi questo tempismo presunto, ma quale sarebbe? Non c'è un tempismo a orologeria, è semplicemente successo questo. E quindi andare ad accusare Di Marzio con un vero e proprio flame sotto i suoi tweet di insulti, di accuse, di attacchi, tu sei pro Juve, vergognati e queste cose qui, io veramente le trovo assolutamente inconciliabili con la realtà, ridicole e vergognose. E spero che questa cosa finisca una volta per tutte, ma non per Di Marzio. Che stimo indubbiamente, ma non è questo il punto, perché può essere anche il peggior giornalista, può trattarsi di chiunque altro. Se tu dai una notizia, dai una notizia. Non è che le notizie le confezioni tu e fai succedere le cose per poter dare le notizie a tuo piacimento. Tra l'altro, Di Marzio a orologeria, ecco, in questo caso sì, viene definito pro Juve piuttosto che pro Inter, ognuno ha la sua idea, ma è sempre così. Ogni volta che c'è magari una notizia, uno speciale, uno zoom, un approfondimento su una squadra, i tifosi delle altre squadre dicono: ecco, tu tifi per questa squadra, che poi ogni volta cambia. Ed infatti, Di Marzio ieri ha anche detto: l'Inter ci prova perché sì, probabilmente la cosa non andrà in porto, ma a Conte piace. Ecco, in questo caso Di Marzio cos'è? Interista? E fatemi capire, passa da essere juventino a interista in poche ore? Non solo, ma in conclusione, e badando, ripeto, veramente all'intelligenza che bisogna applicare anche quando si sta sui social, serve cultura per fare tutto nella vita e anche per stare sui social. Secondo voi, un giornalista come Di Marzio, ma in generale, per come funzionano le cose in questo ambiente, queste cose da chi le vieni a sapere? Cioè, che Conte o Marotta o l'Inter possono essere interessati a che sì? Da chi lo vieni a sapere? Dai diretti interessati. Non è che tu ti inventi la cosa, dalla gente, dallo stesso Marotta, da persone della dirigenza dell'Inter, perché sono anche cose strategiche. Diamo in pasto al giornalista bravo e attendibile questa notizia e vediamo che succede. È sempre stato così, ma questo non significa che il giornalista sia disonesto, lavori male. E funziona così. E la stessa notizia di Ragnik, Di Marzio, da chi deve averla presa, secondo voi? Dalla società Milan, inevitabilmente. E quindi quale ambiente può essere mai destabilizzato alla vigilia di Milan-Juve? Davvero, accendiamo un po' il cervello, utilizziamo, applichiamo l'intelligenza e smettiamola di inquinare i social in questo modo becero. Non so il mio appello dove andrà a finire, forse cadrà nel vuoto, però vi ringrazio comunque per l'attenzione. Mettete like a questo video se vi è risultato piacevole ed interessante e nei commenti fatemi sapere come la pensate di Ragnik al Milan per quella che può essere la sua rivoluzione calcistica e di questa storia dei social, di Marzio e quant'altro. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per i prossimi video che usciranno. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!